Dopo lo stop dello scorso anno, quando a causa dell'andamento della pandemia del Covid non è stato possibile organizzare l'evento in sicurezza, Vicenza trova la sua manifestazione più golosa per dolci momenti all'insegna del cioccolato di qualità. Dal 22 al 24 ottobre in centro storico torna Cioccolandovi, la 3 giorni dedicata al cioccolato di qualità in ogni forma e gusto. L'edizione 2021, sedicesima, si terrà in Piazza dei Signori e con Tra Garibaldi e come sempre organizzata da Confcommercio Vicenza in collaborazione con il Comune e lo sponsor 50 più Vicenza. Negli spazi elegantemente allestiti saranno presenti 22 aziende e sarà possibile incontrare e conoscere alcuni dei più noti maestri cioccolatieri d'Italia. La nostra amministrazione sta lavorando molto per rivitalizzare il centro storico grazie a un gioco di squadra che coinvolge tutti gli assessorati comunali e le associazioni del territorio, ha dichiarato il sindaco Rucco. Il successo dei nostri sforzi è dimostrato dalla presenza di tante persone in centro storico che apprezzano le nostre proposte e contribuiscono a rendere la città vitale. È un piacere ospitare la nuova edizione di Cioccolandovi, diventata ormai una tradizione nel nostro palinsesto di eventi, attrattori fondamentali per la rivitalizzazione del centro. E solo per citare qualche nome, a Vicenza saranno presenti nei loro stand Maître Chocolatier, Davide Marcantognini, Eros Moro, Antonio Marini, Davide Appendino, ancora maestri cioccolatieri fonditori dell'ACAI, l'Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani, nata nel 2007 per valorizzare e tutelare e difendere il cioccolato puro. Tra gli stand si potrà trovare il cioccolato in ogni varietà, praline e tavolette al cioccolato, al latte, fondente, extra fondente, gianduia aromatizzato, creme spalmabili, liquore e quant'altro, frutta ricoperta di cioccolato, cioccolatini ripieni e ancora i più svariati soggetti di cioccolato. Questa edizione di Cioccolandovi conserva la caratteristica di ospitare un numero relativamente ristretto di aziende partecipanti selezionate secondo criteri di qualità, esperienza, luoghi di tradizione per la lavorazione del cacao.